Con me c'è qua Tommaso Gandini, che è appena rientrato dai domeni. Tutti quanti conosciamo Tommaso perché non solo è stato l'unico internazionale presente durante lo sgombero di domeni, ma è stato colui un po', diciamo, il cuore pulsante di Over the Fortress, soprattutto per quanto riguarda la presenza, il monitoraggio in Grecia e soprattutto per quanto riguarda anche poi il rapporto che è andato a costruire con i rifugiati presenti. Quindi io passerei subito la parola a Tommaso, visto che è arrivato proprio da poche ore, e credo che sia innanzitutto importante avere proprio da lui un aggiornamento su quello che sta succedendo al nord della Grecia dopo lo sgombero, dopo la deportazione di migliaia di persone dal campo di Idomeni ai campi governativi militarizzati. Ringraziamo Stefano per quest'ottima presentazione. Chiaramente la zona che siamo andati a guardare, che siamo andati a vivere per molti mesi, è drasticamente cambiata dopo lo sgombero di domeni. In quei giorni si stimavano, per quanto le stime siano davvero sempre molto difficili, circa 8.000 o 9.000 persone al campo. La polizia, come tutti ben sapete, ha fatto un lavoro dannatamente pulito, nel senso che non c'è stato bisogno di nessun tipo di violenza. I migranti erano stanchi, esauriti, perfino i più combattivi di loro già da giorni stavano cercando le vie, vari modi per uscire da questo campo, e quando è arrivata la notizia che domenica era finita, semplicemente le persone sono salite sui pullman. Però ricordiamolo, di queste 9.000 persone, circa 4.000, 5.000 sono state ufficialmente registrate nei campi governativi. Migliaia di queste persone sono letteralmente scomparse. Non solo l'UNHCR, ma anche i volontari indipendenti, così come MSF, si continua a chiedere dove siano tutte queste persone. È chiaro che molti di loro hanno tentato di varcare illegalmente la frontiera con la Macedonia. Gli smugglers, così come i prezzi per questi tragitti, negli ultimi giorni si sono sicuramente moltiplicati e aumentati. Allo stesso modo, un numero non calcolato, davvero, ma davvero importante, sono tutti i migranti che hanno deciso di tornare indietro. Stiamo parlando di migliaia di persone che scelgono di fare il volontario return e quindi di essere pagati dal governo e dall'Unione Europea per andare con un aereo dove sono venuti, per esempio in Iraq. Ma ci sono tantissimi altri che invece cercano di tornare alla Turchia. Come tutti noi sappiamo, praticamente tutti i migranti che sono in Grecia arrivano dalla Turchia, soprattutto i siriani, sia arabi che curdi. E c'è un numero infinito di famiglie, soprattutto più ovviamente arabe che curde, che si muove verso il confine con la Turchia. La Grecia in questo momento effettua dei blocchi e una sorta di rimpatri nella Grecia, nel senso che a tutti i migranti che in questo momento cercano di attraversare il confine gli è chiuso dalla parte della Grecia, non possono nemmeno tornare in un certo senso illegalmente in Turchia, dove peraltro adesso si sono aperte delle tratte di smuggling, quindi le persone effettivamente pagano centinaia se non migliaia di euro per riuscire a tornare in Turchia, che ricordiamolo è tutt'altro che un paese sicuro per i rifugiati. Stiamo parlando di lavori al limite della fame. Io stesso ho conosciuto dei ragazzini di 15 anni che non venivano pagati, dicevano: io in Turchia lavoravo, alla fine del mese mi attaccavo. E lo stesso preferivano tornare, e hanno tutti pensato di tornare in Turchia pur di rimanere in Grecia, non fare niente vivendo in un campo profughi. Dopodiché, oltre a questa grossa percentuale di persone che torna a casa, ricordiamolo, inevitabilmente, anche se incalcolabile, c'è una percentuale di persone scomparse. Non ci sono ancora delle inchieste vere a proposito, ma è impossibile non pensare, non avere questa percezione quando si sta in quel campo e in questi campi, che delle persone scompaiano, di bambini, così come altri tipi di tratte illegali di persone, di uomini e di donne. Ed ecco quindi però che la Grecia ha fatto questa mossa rinchiudendo tutti questi migranti, deportando tutti questi migranti nei campi governativi. Mentre alcuni dei campi governativi erano molto vecchi, erano stati aperti ancora mesi fa e quindi avevano un livello sanitario, igienico-sanitario, diciamo decente, soprattutto gli ultimi, quelli aperti per via dello sgombero, avevano delle situazioni palesemente, ma non solo non dignitose, ma non preparate. Cioè c'era un campo che abbiamo visitato circa 2 giorni dopo lo sgombero di domeni e c'erano 1100 persone senza una sola doccia, una sola singola doccia. Ed è chiaro che tutti quanti dicevano: stanno arrivando, arriveranno, se non oggi e domani. Ma è chiaro che c'è stata una volontà politica del governo di sgombrare i domeni. Di sgombrare i domeni non certo perché il loro piano di mettere tutti nei campi governativi fosse nemmeno pronto, ma per una volontà che, appunto, ribadisco, è politica, è stata in contemporanea con dei vertici internazionali del governo greco e continua ad essere comunque una manovra
che, non, che dobbiamo definire, soprattutto oggi credo sia importante, mediatica, nel senso che la grossa differenza tra i domeni e i campi governativi non è certo il fatto che ci siano dei servizi migliori, ma il fatto che sia proibito l'accesso ad attivisti, volontari indipendenti e ai giornalisti soprattutto, mentre molti dei volontari che erano ai domeni hanno deciso di formare delle associazioni, chiedere dei permessi governativi ed entrare nei campi governativi a fare quello che facevano prima, la scuola, distribuire il pane, in generale varie forme di volontariato. Ai giornalisti sembra che sia proprio, anzi per il momento è proprio proibito, è negato l'accesso a tutti i campi governativi. E noi tutti qui, meglio che qui, non possiamo capire che tipo di manovra è questa, e cioè il fatto non solo da un lato di chiudere gli occhi e a tutto il resto del mondo, ma anche di isolare queste persone che mentre prima si trovavano in un gruppo solo da 9.000, adesso sono separati per nazionalità in campi molto molto più piccoli. È chiaro che continueremo a osservare quello che succede nei campi governativi, anche perché abbiamo molti amici, noi stessi abbiamo fatto un giro che è riportato su Melting Pot molto di recente, dove non siamo riusciti a entrare perché ogni tanto, semplicemente senza chiedere permesso a nessuno, la polizia non era in quel momento all'entrata o non ci guardava e noi siamo riusciti ad entrare. In altri semplicemente i nostri amici che abbiamo conosciuto i domeni escono dal campo, perché comunque a tutti loro è garantito il fatto che possano entrare e uscire, e appunto distribuivano foto, video, e per il momento è ancora possibile appunto seguire questa situazione. In particolare per i progetti in quel luogo segnalo a tutti la pagina refugees.tv su Facebook, dal quale un gruppo di migranti che in questo momento è al campo di Oro Castro continua a trasmettere la situazione dei migranti, e anche la pagina True Refugee Eyes, che è una pagina di un ragazzo 18enne, un digital artist siriano che fa foto e le mette su Facebook sempre, e lui invece è dal campo di Eco Camp. Il campo di Eco Camp, che mi sono dimenticato di citare ovviamente, rimangono altri campi informali. Molti di quelli che sono fuggiti dai domeni sono andati in questi campi informali, la foresta e l'hotel Ara, che sono stati sgomberati in questi giorni, tra ieri e l'altro ieri, e quindi l'unico grosso assembramento che rimane, ma ovviamente tutti sappiamo che sarà ben poco, è un accampamento di circa 1.000-1.500 persone che si trova in una stazione di servizio, nella quale al momento non solo c'è questo progetto True Refugee Eyes, ma c'è anche la No Border Radio, che se non conosceste vi invito tutti a controllare sia sulla pagina di Melting Pot sia sul sito radionoborder.net. Ogni giorno dalle 5 in poi c'è una radio in diretta dal campo, che da un lato serve per mandare musica e fare canti dal vivo delle persone che vivono in Eco Camp, dall'altro serve a raccontare le storie delle persone che vivono lì, e crediamo che questo sia sempre poi stato il dato fondamentale. Se da un lato raccontare quello che succede nei campi è importante, dall'altro rimane basilare il fatto che non è di certo l'assenza di strutture igienico-sanitarie o di incontri o di scuole all'interno di questi campi il problema, ma è l'essenza stessa del campo, il fatto che tutte queste persone siano deportate e rinchiuse in campi di concentramento, perché non sono campi di lavoro ma sono campi di concentramento letteralmente, dove queste persone stanno aspettando delle registrazioni e preregistrazioni che ancora non si sa quanto dureranno. Ed è per questo che tramite le loro voci speriamo di riuscire a raccontare che quello di cui hanno bisogno non è certo un bagno, non è certo una doccia, non è certo una tenda, ma chiaramente una situazione dignitosa. E questo anche facciamo con la No Border Radio: da un lato raccontare quello che fanno loro, dall'altro dargli della musica, che non è un bisogno fondamentale ma è un bisogno umano. Ed è per questo che dobbiamo cercare di continuare a muoverci in questa situazione, perché non è attraverso il semplice diritto d'asilo burocratico che sorpassa la questione, ma quando finalmente si considerano a considerare questi refugees, questi rifugiati, delle persone tali quali a noi.